Bentrovati all'appuntamento con Focus Comune di Siano, benvenuto oggi a Giuseppe Annunziata, esponente di Azione di Siano. Grazie Giuseppe per aver accolto il nostro invito, benvenuto. Ciao, buonasera, benvenuto a te. Allora, partiamo un po' dalla... prima di parlare, e stasera parleremo di alcuni argomenti interessanti, quindi seguiteci perché parleremo anche di economia e di area PIP, ma prima di questo però vorrei parlare un po', insomma, della situazione politica che si sta venendo a creare a Siano. Non c'è più l'opposizione? Punto di domanda, mi rispondi? No, non è che non c'è più l'opposizione, quella che avrebbe, intanto diciamo che l'opposizione non l'hanno mai fatta, perché non mi pare di aver visto sul territorio attività o di iniziative importanti che in qualche modo abbiano coinvolto l'opposizione. L'opposizione è assolutamente inesistente, insomma, a parte qualche accenno di opposizione di idea democratica, che in questo momento pare l'unica più presente sul territorio. Diciamo che l'altra parte, adesso non mi ricordo i nomi, di consigliere Russo e Bonaiuto, mi pare, insomma, sono stati sempre assenti. Il loro obiettivo è chiaro, è quello di andare a recuperare la convinzione di vincere un posto al sole anche per le prossime elezioni, senza fare mai nulla per i cittadini. Quello il problema, è quello il male di questo paese, ma io credo un po' del sud in generale: coltivare l'orticello personale senza poi una prospettiva per i cittadini. La rottura con l'opposizione, scusami, volevo aggiungere questo, la rottura con l'opposizione che arriva a 4-5 mesi dalle elezioni è a dir poco ridicola, non motivata da scelte politiche, non motivata da obiettivi non raggiunti. Insomma, è chiaro a tutti, è evidente, è palese, è lapalissiano il fatto che abbiano, come dire, pensato di cambiare bandiera. Del resto, insomma, questo... ci sono soggetti che non sono nuovi a queste cose. Pare che uno dei due avesse già all'epoca perso l'elezione, e poi come si dice adesso, lo vorrò appurare, sarebbe passato dall'altra parte della barricata a fare l'assessore. Quindi diciamo che non c'è mai fine al peggio, e la vergogna non è più una cosa che si prova facilmente. L'asticella è talmente alta che puoi fare e dire di tutto, ma i cittadini ormai non ti dicono più niente. È gravissimo, questa è una questione di etica politica anche. Bene. Scusami la digressione, ma insomma, dovuto come fatto, insomma, politico della settimana, quindi sicuramente era opportuno ascoltare il tuo parere. Intanto ce ne andiamo nell'area PIP del comune di Siano. Sì, questo mi sarebbe piaciuto fossero stati temi all'ordine del giorno. Mi sarebbe piaciuto che queste persone avessero posto queste problematiche rispetto alla loro, come dire, posizione politica. Dire: noi abbiamo pensato di fare questo, abbiamo pensato di fare quest'altro, e quindi su questi temi rottura con maggioranza, o quando capita con la stessa forza di opposizione che rappresenti, perché magari non si è riusciti a concretizzare un'idea che si aveva. Qual è il problema di quest'area annunziata? Il problema dei PIP, diciamo intanto che i piani di insediamento produttivo sono dei piani attuativi del piano regolatore generale, tra l'altro di 12-13 anni vecchio e mai varato. Quindi il piano regolatore generale, come sai, prevede l'urbanizzazione, il recupero dei centri storici, prevedeva addirittura i PEP, che sono dei piani di edilizia economica e popolare mai realizzati, e di piani, i famosi PIP, che allo Stato sono decaduti perché devono essere attuati nei 5 anni da quando sono stati varati, per cui ci troviamo con artigiani che erano in qualche modo entusiasti di questa idea, della possibilità di poter realizzare lavoro nel proprio territorio. Molti fecero anche domanda di lotti, poi però non se ne è fatto più niente, salvo qualcuno è riuscito a realizzare qualcosa, ma diciamo che non producono, non fanno occupazione, insomma è una cosa molto molto limitata. E ci sono questa roba non è all'ordine del giorno. No, dico, guarda, dal punto di vista tecnico,
Dal punto di vista tecnico bisognerà vedere se è recuperabile, ma il discorso PIP, ma il problema è che non si può pensare che in un territorio che ha una disoccupazione immensa, ragazzi costretti a partire, collaboratori scolastici, dipendenti, insomma una vocazione che è lontana anni luce da quello che dovrebbe essere un territorio produttivo che vuole con le proprie forze risalire la crina della anche della povertà e del disagio sociale. Dovrebbe essere all'ordine del giorno il tema dell'insediamento produttivo in un territorio. Non se ne parla né da parte dell'opposizione né da parte della maggioranza. Tra l'altro, lasciami dire che pur essendo scaduti, vige ancora il regolamento secondo i quali chi vorrebbe in quei luoghi costruire dovrebbe rispettare certe distanze e certi limiti, quando invece poi è in vigore una vecchia legge precedente addirittura al piano di fabbricazione precedente, che sarebbe anche precedente al piano regolatore, che sostanzialmente la rende zona a sviluppo artigianale. Quindi chi è prospiciente alle strade urbanizzate potrebbe tranquillamente costruire. A tuo parere, oggi il comune di Siano e quell'area è appetibile per investimenti produttivi? Allora, ma un'area diventa appetibile per investimenti produttivi intanto se chi amministra trasmette serietà, serenità e capacità di dimostrare che elabora un progetto e poi sarà capace di coltivarlo e di attuarlo in una prospettiva almeno di una decina d'anni. Questo è il tema. Quindi un gruppo di persone, al di là degli steccati politici, destro, sinistra o Marchese o Tenore o Leo, Annunziato, Tizio, Caio, elaborare un progetto da adesso a 10 anni nell'interesse del paese per sviluppare quell'area, prevedere una possibilità di detassazione per la gente che investe, dare la possibilità agli artigiani che vogliono investire in quel luogo di arrivare. Ti ricordo e ricordo a me stesso che qualche artigiano è stato costretto a fare i suoi investimenti in un paese vicino a Siano, a Castel San Giorgio, non avendo avuto più la possibilità di beneficiare del lotto che prima aveva richiesto. E io capisco che ci vuole tanta fatica, ma se si prende l'impegno di amministrare un paese, poi non lo si può lasciare alla deriva. Capisco anche la pandemia, purtroppo con la pandemia dovremo tutti e abbiamo tutti fatto i conti, per cui bisogna lavorare, lavorare e lavorare. Non va bene che si faccia politica e il vantaggio si limiti solo alla coltivazione del proprio orticello. Questo è il problema. Bisogna elaborare delle idee per consentire alla gente di dire: io vado ad investire a Siano. Tra l'altro è un luogo sotto il profilo anche logistico appetibile, perché a 4-5 chilometri abbiamo due importanti arterie autostradali, la Caserta-Roma e la Salerno-Reggio Calabria. Bisogna solo metterci insieme tutti quanti a questo scopo e trovare delle soluzioni appetibili. Questo è il tema, Mario, purtroppo. Chiudiamo come abbiamo aperto, ovvero con un po' di politica, di notizie, di campagna elettorale, perché dall'altra parte... Mi vuoi fare dire per forza cosa? Mi vuoi fare dire per forza? Allora Mario, ti dico... Sì, no, vabbè, una battuta, cerco di... No, ci mancherebbe altro, lo so. So che non, non ti sottrai. No, ma ci mancherebbe altro. Allora, noi avevamo detto, lo ripetiamo e lo avevamo già ribadito, che Azione, noi non avevamo mai proposto un candidato nostro. In particolare, io non avevo mai la presunzione di pensare di essere il sindaco, se non poi questo, insomma, si sarebbe deciso poi chi sarebbe stato il sindaco. L'importante era individuarne le caratteristiche. Ripeto, è di più... una decina, una ventina di giorni fa, che è emerso il nome di un giovane professionista rispetto al quale io subito, immediatamente, ho dato la disponibilità di Azione dopo essermi sentito con gli amici che partecipano a questo progetto. L'idea di una persona innovativa, giovane, professionista, rispetto ad un progetto serio, perché poi individuato il nome bisognerà fare i programmi. Noi con questi incontri con te stiamo praticamente di volta in volta elaborando una sorta di cronologia di quello che
pensiamo dovesse essere l'impegno amministrativo di chi amministra, quindi una sorta di programma, per cui poi ci dovremo incontrare su questo, ma si parlerà di cose importanti, di cose che dovremmo concretizzare. Sarà importante avere una squadra che faccia attorno al sindaco gruppo per poter realizzare le cose. Va bene, insomma, diciamo che c'è in atto una trattativa, ci sono dei dialoghi aperti. Sì, pare che ci sia più di un gruppo che ha dato il via libera per questa cosa, e questo già è tanto. Poi, insomma, negli ultimi da qua a qualche mese avremo delle idee un po' più chiare tutti quanti. Bene, io ti ringrazio, ringrazio chi ci ha seguito, grazie ancora a Giuseppe Annunziata, lo ricordiamo, studente di azione del Comune di Siano, appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci. Ringrazio te Mario, ciao, buonasera, buon lavoro, ciao, ciao.